Documenti finanziari in aula. Atti di indirizzo discussi. Contro la violenza sulle donne. Il 24 novembre il Consiglio regionale ha approvato il rendiconto 2014 della Regione, il cui testo era approdato in aula nella seduta precedente. Ha iniziato l'esame del collegato alla finanziaria 2015 e ha discusso e votato diversi atti di indirizzo. In copertina. L'Assemblea legislativa il 24 novembre ha approvato il rendiconto 2014 e iniziato l'esame del collegato alla manovra finanziaria 2015. Dopo le relazioni e il dibattito generale sono stati approvati 22 dei 47 articoli. Tra le novità, la modifica del ruolo di SCR, la società di committenza regionale, che avrà fra i suoi compiti l'organizzazione di iniziative per agevolare l'avvio e la crescita delle start-up. Allora, in aula abbiamo iniziato la discussione sul collegato alla finanziaria dopo parecchie riunioni in commissione. È evidente che si tratta di un provvedimento complesso di 47 articoli, frutto anche del recepimento di alcune indicazioni dei gruppi consigliari, sia di maggioranza che di minoranza. Le norme vanno dal campo del turismo, alla cultura, ai trasporti, alle partecipate. Ne cito una per citarle tutte: abbiamo deciso di dare un'indicazione di valorizzazione dei locali commerciali storici, quindi quelli che hanno un'attività da oltre 50 anni nelle nostre città, come segno di riqualificazione urbana delle città piemontesi. Un collegato alla finanziaria che è ricco di articoli, siamo passati dalla commissione all'aula da 9 a 47, prevede interventi su molte norme. Noi abbiamo contribuito sia presentando degli emendamenti importanti all'IPLA, superamento dell'Istituto per le piante, legno e ambiente in un'agenzia, e sul tema del referendum della partecipazione popolare. Su molti altri temi abbiamo cercato di eliminare appunto delle politiche che erano negative dal nostro punto di vista per la regione. Il Consiglio regionale ha discusso il 24 novembre diverse mozioni e ordini del giorno. In particolare è stato approvato un documento del Movimento 5 Stelle che impegna la Giunta regionale a pubblicare, entro 15 giorni, l'avviso pubblico per la designazione del garante per l'infanzia e l'adolescenza, previsto da una legge regionale, e a designarlo entro 2 mesi. Niente ticket sanitario in Piemonte per curare le donne che hanno subito violenze. Lo prevede una mozione, prima firmataria la Presidente della Consulta eletta Stefania Bazzella, approvata in aula per la giornata contro la violenza sulle donne. Il documento impegna la Giunta a garantire l'esenzione per tutte le azioni successive alla violenza sessuale o domestica, come richiesto dalle vittime, a loro totale tutela.